E rieccoci insieme in Voce delle Chiese, riprendiamo la nostra diretta odierna e presento subito il nostro ospite che chi ci sta guardando in televisione avrà già notato, forse anche riconosciuto, Gianluca Barbanotti, segretario esecutivo della CSD Diaconia Valdese. Buongiorno Gianluca, bentornato, ciao. Ti avvicino ciao, un po' ciao, Daniela, il microfono, eccoci. Allora Gianluca, ti abbiamo invitato in studio con noi perché si sta avvicinando un appuntamento importante che si terrà il prossimo fine settimana, un po' prima del fine settimana, giovedì e venerdì, diciamo 18 e 19 maggio, il convegno nazionale della Diaconia Valdese sul tema degli anziani. In realtà il titolo è Comunità e Anziani e direi che è proprio su questo che si basa il ragionamento, giusto Gianluca? Eh sì, certamente. Il tema degli anziani è un tema, ne sentiamo molto parlare, attuale. Molto attuale, ne sentiamo parlare molto, c'è il discorso della decrescita demografica, come se fosse colpa degli anziani, se non ci sono più bambini, insomma diciamo c'è molto dibattito su questo tema qui, è un tema quindi diciamo che è anche un po' di moda, quindi forse su questo dobbiamo un po' anche inquadrarlo in modo da non cadere in luoghi comuni, in stereotipi. Allora, ricordo che siamo un paese dove gli anziani, siamo il secondo paese con più anziani, con l'età più alta, diciamo così, dopo il Giappone, e per motivi vari, certamente siamo allineati con molti paesi occidentali, chiaramente in altri paesi la media d'età è molto più bassa, ma noi grazie alla alimentazione, la tutela della salute e la sanità sicuramente si è molto innalzata l'età delle persone e questo ovviamente è un bene, però ovviamente porta anche a un cambiamento nella società. E infatti il titolo del convegno Comunità e Anziani diciamo gioca un po' su due significati: uno, comunità come paese, come società, eccetera, che come all'interno della quale gli anziani sono una componente importante e devono trovare il loro spazio, e dall'altro anche come comunità territoriali che interagiscono con gli anziani, che in qualche modo devono anche essere connotati e accettati. Certo. Quindi insomma un doppio ruolo che però insomma si lega, l'uno si lega all'altro, ecco, un po' un cerchio che si chiude, anche perché tu parlavi di un concetto di anzianità che sta cambiando, ma sta cambiando anche un concetto di cura dell'anziano e dell'anzianità. Sì, questo è un punto delicato sul quale ci piacerebbe poter andare avanti nel confronto con le persone. In modo che gli anziani, la terza età, non siano categorizzati in assoluto. Certo. Noi stiamo vivendo una società che rifiuta l'invecchiamento e dove c'è la ricerca della perenne gioventù, sia a livello estetico che a livello funzionale, eccetera. E vuol dire, l'altro estremo è invece considerare l'anziano come incapace, come materiale diciamo da curare, da prendersi in carico, eccetera. Sicuramente dobbiamo ritrovare nel mezzo di queste due cose qui un equilibrio dove gli anziani possono avere il loro ruolo, soprattutto il mantenimento dei loro diritti e anche il loro diritto di essere anziani e quindi magari di essere meno veloci ma di avere un po' più di esperienza su certe cose e di assumersi le loro responsabilità in termini anche di non solo di fare il volontariato davanti alle scuole, ecco, certo, cosa importantissima che non voglio denigrare, ma certamente non c'è solo quello. Non c'è solo quello. Ci sono delle sfumature, quindi, delle sfumature di indipendenza che possono essere prese in considerazione. Sembra che, insomma, questo sia anche un po' l'obiettivo a cui si sta lavorando e che sicuramente la Diaconia ha ben chiaro, ecco, all'interno dei suoi lavori. È un obiettivo che coinvolge anche ad esempio le strutture, che coinvolge il concetto di residenzialità in una struttura piuttosto che di domiciliarità, che non devono essere visti, a mio parere, no, come uno che annulla l'altro o in competizione. Sono semplicemente delle situazioni diverse che non possono essere appioppate così tout court. Bisogna rifletterci un attimo.
Sì, io direi che hai centrato la questione. Non è tanto di essere tifosi, certo, dell'RSA pro o contro, come c'è stato un periodo, sì, no, non troppo, un po' non anche, troppo lontano, sì, in cui appunto sembrava che le RSA fossero il peggiore dei posti su questa terra, eccetera, e neanche di esaltarle e dire che è l'unica soluzione, o che, cosa che vedo spesso quando parlo con amici miei coetanei che cominciano a intravedere la possibilità, dico: per carità, io non ci voglio mai andare a finire. Fermi tutti, appunto, vediamo le cose, come dire, nella loro complessità. Sicuramente occuparsi di anziani, anche per noi come diaconia, non è la stessa cosa di quello che si faceva alla fine dell'Ottocento, quando sono nate le nostre strutture, quindi non è un tema nato, assolutamente, nato stamattina. Ma neanche uguale a 30 anni fa o 20 anni fa. Anche uguale a, appunto, ancora ricordo mio, nelle case di riposo c'erano ancora molte persone autosufficienti che sbucciavano le patate, aiutavano in cucina, e era un tipo di comunità che sicuramente adesso non è più immaginabile. Quindi le cose sono cambiate, gli anziani sono cambiati, nel senso che sono molto più anziani di prima, i centenari adesso, una volta era un evento, adesso ce ne sono parecchi. E anche le strutture residenziali devono essere collocate all'interno di una gamma di possibilità che partono anche molto, molto prima. Cioè, una comunità di anziani vuol dire che la comunità deve mettere a disposizione dell'anziano tutta una gamma di possibilità, e alle famiglie aggiungerei, perché poi dopo qui parliamo di anziani, poi spesso, certo, la presa in, cioè spesso, quasi sempre la presa in carico degli anziani è a carico dei figli o dei nipoti, quindi una società che si prende cura degli anziani si prende cura anche delle famiglie e, lasciamelo dire, delle donne, perché poi alla fine sempre loro, gira, alla fine il pallino tocca sempre a loro fare certi passaggi. Quindi anche questo, avere delle soluzioni che a nostro parere ovviamente non esclude il fatto che a un certo punto della vita, per alcune persone, quindi non per tutte, non per lunghissimi periodi, le strutture residenziali possano essere un aiuto per vivere con dignità un momento della propria vita particolarmente complesso, nel quale abbiamo bisogno di molto aiuto, e magari non abbiamo proprio voglia che siano i nostri figli a impegnare la loro, certo, vita su quello, e siamo anche riconoscenti. C'è anche un'autodeterminazione maggiore delle persone, esatto, anziane. Di poter scegliere un pochino quello che si può fare. Quindi questo secondo me è uno degli elementi, certo, importanti sui quali dobbiamo ragionare. È una questione di cultura, certamente. Certo, è difficile. Insomma, sono percorsi lunghi, chiaramente, soprattutto quando sono percorsi culturali. Sappiamo, o ce lo immaginiamo, o l'abbiamo letto, quanta differenza ci può essere all'interno della stessa Italia, già solo nord, sud, est, ovest, e all'interno dell'Europa, insomma, tra i vari stati che possiamo immaginare. Si aprirebbero mille parentesi rispetto a questi discorsi. C'è anche un discorso interessante sicuramente che riguarda la prevenzione, quindi insomma un avvicinamento, no, graduale al poter comprendere quelle che sono le proprie esigenze, capacità, necessità, che non sia una cosa di botto, che uno si ritrova a dover decidere di botto, ma che invece ha avuto un percorso, insomma, davvero tanti. Buona parte di queste notizie troveranno posto in questo convegno, che dura già 2 giorni, dalle 8:30 alle 6 di sera. Magari qualcosa rimarrà comunque fuori, ma 2 giorni già sono tanti. Quindi, insomma, si spera che emergano anche delle prospettive. Si lavorerà anche proprio sull'RSA, no? Del ipotetiche che uno vorrebbe avere davanti a sé. Certo, sì, uno dei focus sarà proprio quello dell'integrazione dell'RSA nei territori, quindi anche dell'importanza dei territori. C'è ampio spazio anche per i responsabili politici, diciamo, delle politiche per gli anziani ai diversi livelli, perché questo è importante poi tenere anche questi due aspetti, cioè l'RSA, l'idea delle RSA aperte, che è una parola che, insomma, si ripete, vuol dire tutto, non vuol dire niente, però comunque connessa col territorio, un po' legata anche a quello che dicevi tu prima, cioè di offrire alle persone la possibilità
non solo di avvicinarsi gradualmente, no, come se fosse uno che si deve abituare, ma anche di avere dei percorsi di andata e ritorno, cioè nel senso che magari ci può essere un periodo della vita, certo, che uno ha una certa esigenza anche più intensa, certo, diciamo così, e che poi magari si trova una soluzione per alleggerire questo passaggio qua. Questo sarà uno dei temi, oltre alla qualità della vita all'interno delle case, che non è un tema da sottovalutare, perché è vero che appunto io per dovere d'ufficio difendo le RSA, ma so benissimo, come dicevi tu, che ce ne sono di tutti i tipi e non in tutte si sta benissimo, ecco, oppure in molte si potrebbe stare anche un po' meglio, magari anche con qualche piccola differenza, sì, qualche accorgimento. Quindi, insomma, noi vi abbiamo dato qualche spunto di riflessione, ripeto, è riduttiva una presentazione breve, ma è utile iniziare a ragionare. Se qualcuno fosse interessato può provare a chiedere, se ci fosse ancora posto, so che è stato raggiunto il sold out, non so se su entrambe le giornate, ma magari qualche posticino ancora è possibile recuperarlo. Giovedì 18, venerdì 19 maggio, una riflessione sul tema dell'invecchiamento, le esperienze che vengono portate avanti, anche sul territorio da parte della Diaconia Valdese, non solo, CIS, ASL, enti di volontariato, associazioni che lavorano in collaborazione, insomma c'è davvero un mondo importante che si muove dietro appunto questo tema comunità e anziani. Grazie a Gianluca Barbanotti che è stato con noi, grazie per la sua attenzione, insomma, e la sua disponibilità. Buon lavoro a voi della Diaconia, non solo per queste due giornate, ma in generale, insomma. Grazie Daniela, grazie a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi, grazie.